Questo episodio è sponsorizzato da America Welcome, l'azienda che ti fa comprare un business in America senza banche e senza cash. Scopri di più su www.aziendeamericane.it. Buongiorno a tutti. Qualche giornalista mi ha chiesto: ma quindi lei è venuto? E ho detto: la mia parola vale più di mille polemiche inventate senza nessun senso, senza nessun motivo. E quindi stiamo vivendo un momento incredibile, incredibile. Io ne ho approfittato per leggermi un po' di autori degli anni passati, ringraziando gli organizzatori, perché penso che questo congresso per le famiglie pericoloso. Io mi sono domandato, stanotte ho dormito con i miei due figli e mi sono domandato a chi nel 2019 in Italia o nel mondo può dare fastidio la parola mamma e la parola papà. Se a qualcuno dà fastidio la parola mamma o la parola papà, il problema è suo, non è nostro. Perché veramente siamo all'incredibile. Io sono qua non per togliere niente a nessuno, ma sono qua a favore del futuro. Vedo di manifestanti con slogan educati, ho notato una campagna stampa, e lo dico da giornalista, che anche in questo caso mi fa vergognare di essere giornalista. Un mix di ipocrisia, di ignoranza, di ben pensantismo, di politicamente corretto, cioè contro, proprio li vogliono contro. Ah, un vicepresidente del Consiglio che va al congresso per le famiglie. E poi addirittura il Santo Padre che dice: condivido la sostanza di quello che si dice oggi. Pensa a te. A favore, dicevamo, io sono per, non contro. Ribadisco, ognuno della sua vita privata fa quello che vuole, ognuno fa l'amore con chi vuole, va a cena con chi vuole, va a teatro con chi vuole, va al cinema con chi vuole. Io voglio togliere lo Stato dai negozi e dagli studi professionali con gli studi di settore, figurati se voglio portare lo Stato in camera da letto di qualcuno. Ognuno a casa sua fa quello che vuole, però è mio dovere, è mio diritto, da papà, da italiano, da uomo e da ministro, difendere i diritti di coloro che non hanno voce, i bambini, rimettere al centro i bambini. I bambini che non possono essere vittime dell'egoismo degli adulti, non possono essere oggetto dei litigi degli adulti. Occorre modificare il diritto di famiglia, sì, perché gli adulti possono litigare, perché un matrimonio purtroppo può finire, ma gli unici che non devono essere tirati in ballo nel litigio degli adulti devono essere i bambini, che devono continuare ad avere una mamma, un papà e dei nonni, non un genitore uno, un genitore due, perché io sono un papà, non sono un genitore uno, un genitore due, mamma, papà e nonni. Gli errori degli adulti non ricadano sulla pelle dei bambini. E a proposito, sto raccogliendo segnalazione su segnalazione su segnalazione, perché abbiamo smontato il business dell'immigrazione clandestina, che era già una schifezza nel solo pensiero, utilizzare e sfruttare esseri umani che scappano per fatturare miliardi di euro. Adesso comincio a mettere occhio al business delle comunità famiglia e delle case famiglia, che tengono in ostaggio migliaia di bambini per guadagnarci dei quattrini. E li andremo a beccare paese per paese, città per città, perché su 3.000 case famiglia ce ne sono tantissime che fanno benissimo il loro lavoro, ma c'è qualcuno che non molla il minore
perché gli fattura milioni di euro. E usare, tenere in ostaggio, poi sarei io il sequestratore di minorenni. Ci sono soggetti che tengono legalmente in ostaggio migliaia di bambini che potrebbero avere una mamma e un papà per continuare a guadagnarci milioni di euro. E andremo a visitarle una per una queste case famiglia. Magari con una commissione d'inchiesta, visto che in Italia se ne inventano di decine di commissioni d'inchiesta. I bambini al centro, i bambini che nascono. Io alla donna voglio garantire libertà di scelta. Vedevo le... Mi incuriosiscono queste presunte femministe che se io fossi donna mi metterebbero in difficoltà, che manifestano a pagamento. Secondo me c'è un business organizzato del turismo, cioè un po' vado a Verona, un po' vado a Genova, un po' vado a Palermo, sempre gli stessi, a dire sempre le stesse cose, con gli stessi cartelli. È una volta l'ambiente, una volta la famiglia, una volta il razzismo, una volta la scuola, una volta la giustizia. Tu va bene per Verona, dove è il sindaco di Verona, sindaco, puoi mostrare la tua bella città degli altri manifestanti. Quindi le femministe che poi parlano di diritti delle donne e sono le prime a far finta di non vedere qual è il primo, unico, grande, reale pericolo nel 2019 per i diritti, le conquiste sociali, la libertà di lavorare, di parlare, di studiare, di vestirsi come si vuole, che non è il Congresso Mondiale delle Famiglie, ma è l'estremismo islamico e quella subcultura islamica per cui la donna vale meno che zero, la donna va coperta col burka, la donna non deve uscire di casa. La donna non si deve mettere la minigonna, se si veste troppo all'occidentale, se pensa all'occidentale, se si diverte all'occidentale, giù mazzate, non dai pericolosi estremisti del congresso delle famiglie, ma da qualcuno che deve arrivare perché vogliamo i porti aperti, perché c'è spazio per tutti. Ce lo diciamo sottovoce, a casa mia non c'è né spazio né cittadinanza per una subcultura nel nome della quale il tuo Dio ti dice che la donna vale meno dell'uomo, perché a casa mia la donna ha gli stessi diritti e gli stessi doveri dell'uomo. E quindi spieghiamola a quelle di strattone. Ho letto che c'è la Boldrini che balla fuori, si starà preparando per Ballando con le Stelle. Vabbè, comunque va bene, la danza è una nobile arte, e quindi le mando un enorme abbraccio, non ci interessa tornare indietro. Certo, io fra le mie attività politiche con la P maiuscola, una di quelle che ricordo con meno notorietà perché i giornali ovviamente non ne parlano, non penso ci fosse stata neanche mezza televisione quando cominciamo quel percorso, perché è chiaro che Salvini, l'immigrazione, la legittima difesa, la castrazione chimica, no. Io però ricordo quel giorno del 2012 dove diedi il mio piccolo, insieme a tanti, contributo per aprire il centro all'aiuto alla vita dell'ospedale Buzzi di Milano, grazie al quale sono nati 1000 bambini che altrimenti non sarebbero nati, perché 1000 donne hanno potuto scegliere, perché 1000 donne hanno potuto scegliere. A me interessa che ci sia libertà di scelta, 1000 donne che per problemi economici o culturali avrebbero fatto scelte diverse, grazie a quel pool di eroi e a quei 20 metri quadri nell'ospedale dei bambini di Milano hanno fatto la scelta più bella del mondo, mettere al mondo un bimbo. Io sono qua perché la crisi più pesante che stiamo affrontando per l'Italia non è quella dello spread, il deficit PIL, sono le culle vuote. Io da vicepresidente del Consiglio di questo Paese voglio essere giudicato alla fine dei miei 5 anni, perché saranno 5 anni, sul fatto che gli italiani torneranno ad avere certezza, lavoro e torneranno a mettere al mondo dei figli, perché un paese che non fa dei figli è un paese che muore. L'Ungheria insegna, la famiglia deve essere al centro culturale ed economico delle scelte di un paese. E lo dico col massimo rispetto a qualche distratto amico di governo che pensa che ci sia qua dentro un ritorno al passato. Qua dentro si prepara il futuro, qua dentro si guarda avanti, non si guarda indietro. E se parlare di mamma, papà e bimbi con l'aggravante di dirsi cristiani o cattolici e da sfigati, sono orgoglioso di essere uno sfigato che guarda al futuro da cristiano, da cattolico, da papà, e che vuole un paese che torna a sorridere e a scommettere sul futuro.
E quindi questo vuol dire libertà di scelta anche educativa. C'è il ministro della pubblica istruzione e penso al milione di bimbi che vanno nelle scuole paritarie e guai a chi mette in discussione la libertà di scelta e la libertà di educazione e il lavoro di quegli insegnanti e la scelta di quelle famiglie, anche perché quelli che dicono via i soldi alle private, via i soldi alle private, ignorano che se tu domani per incanto togliessi i soldi alle private e chiudessi queste migliaia di istituti privati, lasci centinaia di migliaia di bambini in mezzo a una strada perché la scuola pubblica non ce la fa. Quindi prima di criticare informati, questo è libertà, qua dentro si respira libertà, poi per carità ci sono punti di vista diversi, io sono l'ultimo dei testimonial della famiglia tradizionale, sono separato, sono divorziato, ho sbagliato, ma chi sbaglia impara dai suoi errori, non mi permetto di giudicare quello che fanno gli altri. Non mi permetto di giudicare quello che fanno gli altri. Leggevo un articolo triste, non per me, ma per chi l'ha scritto. Cosa ci fa Salvini al Congresso Mondiale delle Famiglie? Come se i milioni di genitori separati o divorziati avessero un titolo in meno, anzi, devono essere aiutati un pochino in più rispetto a tutti gli altri per mantenere il legame con la loro famiglia, con i loro figli, con i loro parenti, con i loro nonni, col loro lavoro. Il razzismo, il bigottismo, l'ignoranza e l'ipocrisia oggi è fuori di qua. È fuori di qua. Sono gli altri che giudicano, non si capisce a che titolo. Chi ha diritto di dire, fare, amare, noi stiamo lavorando a una riforma fiscale che metta al centro la famiglia, che sia un soggetto fiscalmente riconosciuto, perché in Italia purtroppo e in Europa fare dei figli per molti è l'anticamera della povertà, mentre fare dei figli deve essere una scommessa non destinata ai benestanti, deve essere una libera scelta per chiunque si senta di farlo. E a proposito di adozioni, lo suggerisco a qualche amico di sinistra, a qualche amico al governo, invece di occuparsi di adozioni varie ed eventuali, io lo sto facendo, spero che lo stiano facendo anche altri ministri e altri parlamentari, rendere più veloci e meno costose le adozioni per le 30.000 coppie italiane che da anni aspettano di adottare un bambino in Italia, in Africa, in giro per il mondo. Mamma e papà che aspettano di adottare un bambino. E mi permetto, rispettando la sensibilità di tutti, di affermare qua che finché campo combatterò una pratica barbara e disumana come l'utero in affitto che mi fa schifo al solo pensiero, la donna bancomat, forno microonde che sforna ovuli, che sforna bambini. Un'aberrazione umana, sociale, culturale. Quindi hanno le idee confuse quelli che credono. Poi per carità di Dio, ci sono errori. Io da ministro dell'interno sono orgoglioso di aver finanziato l'operazione Scuole Sicure. Abbiamo fermato centinaia di spacciatori di droga e di morte fuori dalle scuole dei nostri figli, sequestrando chili e chili di droga, perché quelli che pensano a una società fondata solo sui diritti, dove non esistono doveri, preparano un futuro fondato sull'anarchia e sul caos. Ai diritti si devono accostare i doveri. E su questo io non cambierò mai idea e ringrazio il ministro della pubblica istruzione che riporta da settembre l'educazione civica come materia insegnamento sui banchi di scuola. Diritti e doveri. I diritti senza i doveri non vanno da nessuna parte. La libertà, e non la faccio lunga, la libertà, ieri ero con i miei due figli, la libertà di una bimba, di essere bimba, e di un bimbo di essere bimbo, senza che ci sia nessuno che decide cosa è giusto e cosa è sbagliato. Io ho il terrore del pensiero unico, del consumatore unico, della marmellata unica mondiale senza identità, valori e distinzioni. La bimba è bimba e il bimbo è bimbo e lasciamoli giocare come giocano i bimbi da sempre.
perché siamo anche alla follia in base alla quale c'è qualche pseudo educatore che ha sbagliato mestiere, per cui decideranno da grandi cosa sono. No, che tristezza. Io non sono un complottista, ma l'ipotesi e la teoria gender per cui non esiste nessuna distinzione è qualcosa che io combatterò finché campo, perché il buon Dio ci ha fatti fortunatamente diversi, non dico migliori e peggiori, diversi, siamo diversi. No, per qualcuno no. E quindi io ritengo che sia dovere del governo aiutare mamma e papà a diventare sempre più spesso e sempre più serenamente mamma e papà, e quindi qua dentro non si vuole togliere libertà di scelta ad altri, ma si ragiona di abbassare la pressione fiscale, ad esempio l'IVA sui prodotti. Si vuole estendere il modello di Regione Lombardia ad altre regioni italiane, il sostegno ai genitori separati e divorziati con dei bimbi a carico, politiche a favore della famiglia, l'asilo nido gratis per tutti in Italia. L'asilo nido ormai purtroppo riguarda solo il 10% delle famiglie italiane. E quindi anche qua classismo, chi se lo può permettere paga la babysitter, chi ha la fortuna di avere i nonni ai nonni, chi non ce la fa non fa figli, età per la donna al primo parto ormai 32 anni, e poi siamo noi quelli che pensano al passato. Chiudo da dove sono partito, rileggevo oggi due autori, uno George Orwell, 1984, La fattoria degli animali, due andrebbero resi obbligatori come libri di testo, perché stiamo vivendo questo periodo pericoloso, il pensiero unico, la neolingua, il ministero della verità, lo psicoreato, il regime socialista che decide cosa hai diritto di pensare e non pensare. E ad oggi, se fossimo in mano a qualcun altro, parlare di mamma e di papà sarebbe uno psicoreato, perché nella loro società indistinta non si capisce i figli che li possa mettere al mondo. E poi, attenzione, c'è un retropensiero, e lo dico alla collega ungherese: gli italiani non fanno figli perché non c'è un lavoro stabile. Noi stiamo lavorando, a oggi probabilmente non se ne sono accorti in redazione al Corriere della Sera, li ringrazio, perché oggi hanno fatto un titolo una volta tanto fedele che dice che grazie a quota 100 cominceranno a lavorare 116.000 giovani italiani che potranno mettere al mondo una famiglia e dei figli. 116.000 ragazzi con un lavoro stabile, grazie alla nostra riforma delle pensioni, che potranno costruirsi un futuro. Non se ne sono accorti, secondo me, del titolo, era tardi, gli è scappata di mano. Però vabbè, prendiamo quello che il buon Dio ci dà senza fare la bocca difficile. Dicevo, perché qual è l'obiettivo neanche tanto celato di qualcuno? Gli italiani non fanno figli? Non c'è problema. Te li mandiamo ventenni sui barconi, sono già preconfezionati, non hanno cultura, non hanno identità, non hanno radici, non hanno passato e quindi non hanno presente, non hanno futuro. Io dico viva le diversità, è per questo che spero di tornare presto in Ghana per mettere dei soldi veri per aiutare quei bimbi e quei ragazzi a non scappare dalla loro terra e ad avere un futuro onesto nella loro terra, senza essere sradicati, deportati o usati come carne da macello. È questo, quindi vi ringrazio, perché pur se fra qualche polemicuccia, non è normale che si parli di mamme e papà con la polizia e i carabinieri fuori. Io da ministro dell'Interno ringrazio le donne e gli uomini in divisa, ma non è normale, vi rendete conto? Sono nati l'anno scorso meno della metà dei bimbi che nacquero nel 1965, meno della metà. Ora noi non vogliamo tornare a nuovi boom, però il dato economico, sociale e culturale su cui abbiamo il diritto e il dovere di lavorare è quello, fatemelo dire con orgoglio. Quindi vi ringrazio e spero che sia ben chiaro al mondo che ci sta seguendo. Poi so già che tanto i telegiornali stasera confezioneranno quello che vorranno. Però è per questo che io ringrazio nel 2019 il fatto che grazie alla rete gli italiani e i cittadini di tutto il mondo si possano informare direttamente.
lasciando perdere l'informazione truccata che passa dalle redazioni di giornali prezzolati che hanno interesse a raccontare solo quello che fa comodo a loro, parlando direttamente agli italiani che possano... Ci siamo raccontati cose così strampalate, cose così incredibili, non penso. E chiudo con questa riflessione di un altro, da Orwell a Chesterton, e sembra scritto ieri. Capisco che un leghista che legge, sì, ci sono anche leghisti che leggono, magari leggono meno libri di quello degli intellettuali di sinistra, ma a differenza degli intellettuali di sinistra che leggono 3 libri al giorno, noi leggiamo qualcuno di meno, ma capiamo quello che leggiamo. Quindi la qualità al posto della quantità. Quindi questi, vabbè, fa niente. E mi sembra la situazione di oggi, scritto 70 anni fa, fuochi verranno attizzati per testimoniare che 2 più 2 fa 4. L'hanno già detto. Non chi? Allora, da signore, faccio un passo indietro, non rifaccio citazioni e cito la mia mamma e il mio papà. E scherzi a parte, ritenetemi al vostro fianco, ciascuno mantenendo le sue peculiarità. Non sono venuto qua oggi a Verona, stando stamattina con i miei figli sui gonfiabili e poi portandoli dalla mamma, chiariamolo, per cercare voti. Non mi interessano i voti. Mi interessa costruire una società e una comunità con i medesimi valori che dia un futuro a questo paese. Mi interessa la fiducia, mi interessa la responsabilità che ci state dando. Ringrazio il buon Dio per questi 9 mesi da ministro dell'Interno, che è il regalo più grande che il buon Dio e gli italiani mi potessero fare. Spero di svolgere questo compito con dignità, sicuramente con onestà, sicuramente con coraggio. Ho perso il conto dei processi avviati, iniziati, fermati. Sappiano che se c'è da difendere il mio paese, il futuro dei nostri figli, non c'è minaccia che tenga, non c'è processo che tenga. Io vado avanti con un treno e non guardo in faccia a nessuno. Non ho paura di niente, di nessuno. Ringrazio Verona, ringrazio il sindaco, ringrazio chi ha avuto il coraggio di dare il patrocinio. Ma siamo veramente, è stato un periodo surreale dove c'erano giornalisti che mi chiamavano: Salvini, ma veramente vai a Verona? Sì, non è, pensavo, ma neanche se uno andasse a un congresso di scippatori avrebbe così, di molestatori seriali. No, ma si parla di famiglie, si parla di papà, ma no, ma c'è il Medioevo, dementi, sfigati, ultradestre. Ma buon Dio, io non credo più alla distinzione destra, sinistra, fascisti, comunisti. Siamo nel 2019, non ci sono più fascisti, comunisti sì, però quindi, ma andiamo avanti, ma faremo dei parchi tematici, lo proporrò al ministro dell'ambiente, per difendere gli ultimi comunisti rimasti, perché sono soggetti interessanti da studiare, antropologicamente, culturalmente significativi, rappresentanti di un passato che ha milioni di morti sulle spalle, ma vanno in giro giulivi con la falce, col martello e la bandiera rossa. E quindi io voglio capire perché, per come. Però il problema è chi parla di mamma e papà. Il problema è chi parla di mamma e papà. E quindi vi ringrazio perché siete quell'avanguardia, quel nucleo, quella breccia che tiene viva la fiamma di quello che è il 99,9% della comunità che il buon Dio, sia per i credenti che per i non credenti, ha mandato su questa terra. E quindi da ministro,
da uomo, da papà con mille difetti, mille limiti che nella sua vita di coppia ha fatto e farà una sequela di errori incredibili, però combatto e combatterò perché l'Italia, perché l'Europa tornino a mettere al centro la donna, l'uomo, il bimbo e ci sia un futuro in questo continente che non è un futuro di consumatori, di pensiero unico, di cibo unico, di congressi unici, di televisioni uniche, di terribile, terribile il monopensiero. Viva le differenze, viva le bellezze, viva quello che ci rende non migliori o peggiori, ma esseri umani, senzienti, coscienti e distinti gli uni dagli altri, e contate su di me per difendere il diritto alla vita, il diritto alla libertà di scelta, la libertà di cura, la libertà di educazione. Viva la libertà e andiamo a cambiare un'Europa che la libertà ce l'ha voluta togliere, strappare di mano nel nome della finanza, del business, della burocrazia. Conto su di voi, viva la famiglia, viva le mamme, i papà e i bambini, e giù le mani dai bambini. Grazie, viva Verona, in bocca al lupo e buona vita, e grazie al buon Dio. Questo episodio è sponsorizzato da America Welcome, l'azienda che ti fa comprare un business in America senza banche e senza cash. Scopri di più su www.aziendeamericane.it.